Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo mio nuovo video su YouTube. Oggi sono qui con il mio primo vlog, diciamo così, il mio primo vlog del mio canale, e sono qui per portarvi la mia prima giornata completa con l'iPhone 13 mini. Domani è Pasqua, quindi ho deciso di mettere la SIM dal mio iPhone 13 Pro Max al mio iPhone 13 mini. Dovrò spostare anche il mio odiato, se vogliamo così dire, perché per fare il trasferimento è sempre un po' uno sbatti e collegarlo all'iPhone 13 mini. Quindi ora dovrò fare tutto questo. Ora vi faccio vedere il cambio SIM, quindi vado a togliere la SIM da lui per metterlo a lui, l'iPhone 13 mini. Tra l'altro vi voglio far vedere anche questa custodia, che è di Puro, è la mia prima custodia MagSafe per l'iPhone 13 mini. Infatti, se posso andare ad attaccare lui, che tra l'altro secondo me ci sta veramente bene, guardate, è veramente fighissimo, perché si tiene bene, prende tutto quanto il retro dell'iPhone 13 mini ed è sicuramente più bello, più usabile e anzi rende anche più comodo l'iPhone 13 mini. Quindi ora devo recuperare un coso, quello per la SIM, magari qua dentro c'è. Andiamo a vedere il trasferimento dell'Apple Watch, ancora non l'ho fatto, lo faccio subito dopo queste clip ed è un grande sbatti, però vado a togliere la custodia da lui. E questa è proprio la prima volta che metto la SIM, ragazzi, nel mio iPhone 13 mini, quindi vado a prendere qua, ogni volta è brutto farlo, quindi ho tolto la SIM, vado a rimettere il cassettino qui dentro e lui in realtà, ragazzi, lo userò domani per riprendermi, non mi porterò la fotocamera ma riprenderò con l'iPhone 13 Pro Max, sperando che non ci siano problemi come l'ultimo video, perché sennò mi sparo. E ora vado a prendere lui, l'iPhone 13 mini, e ci vado a togliere, il mio carrellino della SIM, vado a inserire dentro il mio iPhone 13 mini, ok? Vediamo se ora prende la SIM, vediamo se qua riesce a... Ok, ha preso la SIM, ragazzi, ora non riuscirò mai a farvelo vedere, quindi ci vado a rimettere la custodia. Ora metto il mio Apple Watch sull'iPhone 13 mini e niente, ci aggiorniamo domani. The next day. Buongiorno, sono le 8:49, mi sono svegliato tipo da un'ora, ho fatto una sorta di pre-colazione, perché non so voi, ma noi a Roma facciamo la colazione di Pasqua, che si fa con corallina, uova sode e roba così, quindi non proprio leggera, quindi ho fatto una colazioncina un po' così. E lui, ragazzi, è pronto, l'iPhone 13 mini pronto per questa mia giornata solo con lui. In questo momento è ancora al 100%, non so mai se lo riuscirete a vedere, quindi è pronto. Dentro c'ho la SIM, come vi ho detto ieri sera non ci ho collegato l'Apple Watch, perché tanto per un giorno mi sembrava un po' inutile, tanto comunque mi devo portare pure lui per registrare. E niente, buona Pasqua, anche se questo video uscirà dopo. Ora mi devo fare una doccia, poi ci sbrighiamo perché alle 10:30 dobbiamo andare alla casa al mare, dove ci sono i miei nonni, devono venire anche i miei zii, e per fare questa colazione di Pasqua e il pranzo di Pasqua. E niente, vi porto con me. Allora, io sono pronto, uscendo. No, è uscito il sole. Stamattina non c'era molto sole, quindi almeno la facciamo con il sole la Pasqua. Tra l'altro questo è l'iPhone, sta ancora al 99% e lo sto usando così. Guardate quanto è figo veramente il MagSafe Wallet sul mini. È veramente stupendo, comodissimo. Pure a metterlo in tasca su mini, ragazzi, è fantastico. Quindi ora si va verso Fregene al mare a fare la colazione di Pasqua. Ah, siamo arrivati. Come sta a cascare l'uovo? Sto a fare il video. Che devo fare? Saluto YouTube. Saluta YouTube. Ma che sta di dai? Ma dove sta per fare la colazione? No, perché bisogna mettere il tavolo di qua, che lo mette? Ci vuole la lasagna. La lasagna, io non ci ho messo mani, fermati! Oh, devo farlo vedere qua nel video! No.
Come lo mettiamo? Così. Come vado a prendere le sedie? Ora si taglia la corallina. Hai preso quella? Questa è meglio. L'hanno tagliato, ho fatto un casino, però l'importante è il risultato. Allora, aggiornamento delle 10:26, l'iPhone 13 mini sta all'88%, quindi non proprio fantastico. E pensandoci, raga, con il Max praticamente, che qui sto riprendendo, a quest'ora stavo, cioè, con l'88% ci stavo quasi all'una, alle due, sta passando l'aereo. Che ragazzi, mi trovo a Fregene, che sta vicino Fiumicino, e quindi c'è l'aeroporto. Dicevo, con l'88%, con il Max mi ci trovo solitamente verso l'una, le due pure. Quindi non è che sia proprio buono, perché alle 10:27 già l'88%, non so se a sera ci arriverò. Vedremo, vedremo. Ora stiamo aspettando di fare colazione, sia alle 10:28, alle 10:27. Ma stiamo aspettando gli zii, e quindi poi faremo questa colazione di Pasqua. Ci aggiorniamo dopo. Sono anche le uova sode, vero nonna? E succo d'arancia. Colazione di Pasqua iniziata. Uova sode, salame, fè. Mangiamoci metà uovo sodo. Metà uovo sodo. Fredde, nonna. Beh, vabbè. Ho capito. Un sodo col caffè. Cri? Cristian, saluta YouTube. Buongiorno. Ci abbiamo pure un monopattino. Questo è un monopattino della Xiaomi. Vai. A disposizione. A disposizione. Mamma mia. Proviamo il monopattino. Mamma mia, signori. Comunque ne approfitto per dirvi a quanto sta l'iPhone. 80% alle 11:32. Alle 11:32 all'80%. Ora lo proverò pure io qualcosa. Io non ci sono mandato, regà, quindi lo si prova. Cioè, prima ci ho provato ad andarci, ho un po' imparato a partire, però non sono capace. Aggiornamento batteria di iPhone 13 mini a mezzogiorno esatto, siamo al 76%, normale. Ora non l'ho usato parecchio perché praticamente ho fatto un bel po' di minuti sul monopattino, quindi non l'ho usato parecchio. Tra l'altro fighissimo, ormai mi sono imparato, cioè più o meno a partire mi sono imparato, e veramente figo il monopattino, veramente figo. Quindi ragazzi, ci risentiamo dopo. iPhone 13 mini con cui mi ci sto trovando bene, un po' mi manca la cosa di non avere l'Apple Watch, però pazienza per un giorno. Però sicuramente quando magari dovrò vendere lui l'iPhone 13 Pro Max, la mancanza sì, la sentirò un po', però non così tanto. Un saluto da Pietro. Tavolata pronta. Tra un po' si pranza. Caffè di fine pranzo. Che c'ho due. Ci lo fa con tutti questi cosi? Perché se ci metti la stella lì è Tex. Alle 15:30, batteria al 46%. Ora direzione mare. Batteria ancora al 46% alle 15:34. Belli. Come si chiamano questi fiori? Bellissimi. Si va in riva al mare. Ecco, ma non c'è nessuno. Meglio, però. Non c'è nessuno al mare. Lì giù c'è qualcuno. Gente che gioca a racchettoni. Qua. Qualcuno ha pescato. Che cos'è? Magari dentro ce ne stanno ancora. Comunque era una scatola di Corea. Andiamo a vedere come si è pulito il mare. Per gli standard di Fregene è pulito. Pulito, dai. È pulito. Comunque iPhone 13 mini, ragazzi, che vi sta un po' deludendo in realtà in fatto di batteria, perché siamo alle 15:47 con il 40% di batteria, e onestamente non è che io l'abbia usato tantissimo, anzi andiamo anche a vedere. Oddio! Ho scampato l'acqua. Comunque vi dicevo che la batteria non è granché. Ora andiamo anche su batteria.
eccolo qua, come vedete è scesa tantissimo. Schermo acceso 2 ore, schermo spento 16 minuti, in realtà è un po' fasulla come cosa, l'ho usato poco, però vi ricordo che ovviamente Trend Device me l'ha mandato al 100% di batteria, quindi è proprio un problema dell'iPhone 13 mini che ha una batteria molto più piccola e essendo abituato al Max si sente la cosa. Però il fatto di dimensioni è fantastico e forse per usarlo al massimo delle sue potenzialità comprare uno smart battery case, no, come si chiama? Il battery pack, quello dell'Apple, dalla batteria che si attacca dietro tipo wallet MagSafe, beh sicuramente lì risolveresti la cosa e diventerebbe veramente perfetto ragazzi. Le dimensioni sono comodissime, con questo wallet è fantastico, ma ora continuiamo questa camminata qua. Si ritorna a casa ragazzi, vi do le conclusioni a casa mia, non qua. Comunque si è conclusa la Pasqua, domani è Pasquetta, però non vi faccio il vlog. E adesso l'iPhone 13 mini sta al 26%, alle 17.05, direi non benissimo, ecco, non benissimo per il mio utilizzo, sicuramente non è l'iPhone, non fa per me decisamente, anche se vi ripeto oggi non l'ho usato tantissimo, però si è scaricato tanto. Comunque vi do le conclusioni dopo. Ah, sono arrivato a casa ragazzi. Oh, sono le 17.58 e l'iPhone 13 mini sta al 17%. Che dire, non è che sia una durata così grandiosa, perché sono ancora le 6 praticamente del pomeriggio. 17% è pochissimo e sicuramente a mezzanotte non ci arriverei. Quindi ora faccio già lo switch di sim al mio iPhone 13 Pro Max, perché comunque il vlog lo finisco qui. Sono rimasto un po' deluso in realtà dalla batteria di questo iPhone, sarà che io ormai sono abituato alla batteria di lui, che tra l'altro ci ho registrato praticamente tutto il vlog che avete visto, sta ancora al 57% di batteria l'iPhone Max. Ok che non ha la SIM, ok che non l'ho usato per nient'altro, però voglio dire, ha registrato parecchio. Comunque la batteria si sente, la differenza di batteria, anche le dimensioni, sulle dimensioni in realtà non ho nulla da dire. Mi ci sono trovato bene, soprattutto ovviamente con il wallet come vi ho detto, però sicuramente non riuscirei a utilizzarlo come mio iPhone primario e secondo me anche fare quel video che avevo detto una settimana solo con iPhone 13 mini lo potrei comunque fare, ma sarebbe molto complicato, già so, quindi ecco, forse proprio per questo lo farò. Se invece volete usare comunque lui come iPhone primario, magari vi consiglio di comprarvi il battery pack dietro di Apple, che sì, sono altri soldi in più, però sicuramente vi aiuteranno un po' lato batteria. E per il resto, altra cosa che ho notato oggi, che quando ho fatto quei pochi video con lui, è che molto spesso, soprattutto quando lo utilizzo in verticale, magari per fare una storia, mi va il dito su questa fotocamera, non so perché, forse perché è troppo piccolo, no? Quindi essendo abituato con il Max che lo uso così, qua invece il dito praticamente mi va sopra, è un po' strana come cosa. E come vi ho detto anche nelle scorse clip, mi manca una 3x perché lo zoom digitale di questo iPhone fa abbastanza pena. Quindi ragazzi, ora faccio di nuovo lo switch delle SIM, spero di non riperdere altri mesi di chat di WhatsApp che ho perso facendo ieri lo switch. E niente, spero tanto che comunque questo video vi sia piaciuto, è un video un po' particolare, il primo vlog che faccio, quindi magari ecco da questo punto di vista abbiate pietà perché ho dovuto prenderci un po' la mano e sicuramente non è venuto come speravo, però se lo state vedendo almeno è venuto decente. Se fosse così, se vi è piaciuto, se vi è stato utile in qualche modo, mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Oh.